Buonasera Shure e buonasera Shure. Allora, siamo pronti per andare all'IKEA, come vi avevo promesso. Scusate se qua è un po' buio, ma sono in macchina, ho acceso tutte le lucine. E niente, adesso spero di non trovare il traffico dell'altra volta. Andiamo in un'altra IKEA e niente, vediamo di riuscire a fare un video decente. Quindi ci vediamo dopo. Arrivati all'IKEA, parcheggiato. Ah, che bello che sto coso, un eschimisi. Gi, dov'è che si entra? Che mi sto bagnando? Di là. Dalla scala mobile? No, no, di là, vieni. Dai, andiamo sotto. Cazzo che piove sempre. Se no ti bagni ancora, non so. Ah, ancora? Sì, perché mica è una tettoia a occhio. Sì, comunque lì era al coperto il parcheggio. Aspetta che... piano. Ti avrò tanto per le lucine. Carina però. Anche io devo prendere le tele. No. No. E un attimo, Ari. Carina però. Carina queste tavole. Mica tanto. Un po' più ingombrante. Ah, vedi il divano da mettere nella camera di Gabriel. Dopo lo vengo a prendere, tanto di esso. Pannettone, cannella e tutti i vostri, così. Sì, pannettone, la cannella e tutti i vostri. Ma che così? Cannella e poi... C'è la crema catalana. Cosa devi? C'è la crema catalana.
L'apriamo? Sì. Come fai a prenderla? Dobbiamo mettere la roba. Come fai a mettere la roba là sopra? Io volevo la mettiamo, sì, e quando voglio la carichiamo le mettiamo sopra. Cosa vuoi là? Volete il pane? Quale? Questa è la cheesecake. Questa qua è la... No, la sacchera non c'è più. Più. Quella lì c'è e quella lì. Tu puoi svederti le mandorle col caramello. Il pane. Andiamo. Sì, anche a me, mi metti le pincette con quella, no, con quella carne lì, che cos'è? La... Scusate, sono dietro. Non si possono non prendere i porchettini dell'IKEA al pollo con il purè e il dolcetto che è crema catalana. Qui invece abbiamo una tortina di... Com'è che era sta torta? Cioccolato. No, non è solo il cioccolato. Ah, le mandorle e poi c'era il caramello. Cotoletta e purè e focaccia. Buon appetito! Voglio vedere queste luci quanto costano, mi piacciono un sacco. Ma anche che non c'è dentro la luce, per decorazione. Ma c'è la luce, mi sa, di là del mio... Tutto rosso per Natale, candelabro, vino. Questo che cos'è lì? E per mettere la bottiglia, dici? Biscottini, la decorazione. E quella è senape e quelli lì sono da riempire, mi sa. Ciao ragazzi, ho in sbaglio cancellato un pezzo di file, quindi vi lascio l'applicazione della maschera trovata sul calendario dell'avvento. Allora... Ciao ragazzi, scusate ma non riesco a parlare, come mi sento figo così. Sto facendo questa maschera della balea che vi ho fatto vedere nel calendario dell'avvento. Allora, ha un odore fantastico, è veramente buona, non riesco a capire che cos'è questo odore. Qualche fiore penso, qua dice pan. Acqua, glicerina, betamine. Ma è rilassante, è buona. Veramente buona. Magari qua c'è scritto? Non lo so. Ditemelo voi. E, niente, devo tenere su 10 minuti. Dentro c'è un sacco di siero, quindi sicuramente dopo lo chiudo e lo metto via. E la faccio anche domani, così non si spreca niente. Ciao! Allora, eccomi qua. Volevo lasciarvi questo pezzo di video perché non so cosa è successo. Ho perso dei pezzi di video fatti di IKEA, quindi la fine dove trasportavo il tutto. Manca il pezzo dove vi faccio vedere che ho preso il mobile del bagno, ma quello ve lo farò vedere in un video magari quando l'ho montato. E niente, mancava di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, seguitemi su Instagram. E alla fine del video vi ho lasciato un pezzo dove metto la maschera, una delle maschere che ho comprato al DEM a Milano. E
niente, volevo farvi vedere com'era. Comunque è veramente buona, lascia la pelle veramente bella, morbida, come appunto scritto, e mi è piaciuta veramente tanto. Infatti il prossimo giro se la trovo faccio scorta, veramente buona. E niente, quindi questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, l'ho già detto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!